finanziario con delle slide, cose, mettere lì, io devo andare a sentire quello che ho dentro dirvi. Via, prima vi ho accennato durante quel brusettino così tristemente interrotto, era meraviglioso perché mi venivano in mente, mi veniva tutto di getto così, perché siamo qui da due giorni e non puoi neanche prepararti un discorso. Allora, vi ho accennato del culo peloso della scimmia. Il culo peloso è bella, l'immagine del culo peloso, fatela vedere sullo schermo, l'immagine del culo peloso della scimmia, ma so, eccolo qua. I nostri, questa gente che ha distrutto e fatto un sistema sopra la distruzione di quello precedente, sono le scimmie col culo peloso. Più in alto vanno, più li vediamo il culo. E l'abbiamo scoperto, eravamo noi che abbiamo scoperto il sistema com'era, una finta opposizione. Per 20 anni una finta opposizione, si spartivano tutto. Noi, la scimmia del culo pelato non aveva altre chance, non aveva altre possibilità. La scimmia del culo pelato ha dovuto reagire. La scimmia del culo pelato gestiva un sistema di massoni, di piduristi, di mafiosi, lo sta gestendo ancora. Pensate che tutti i sottoministri, prima o poi sono solo i ministri, sono i collaboratori che gestiscono le leggi. Abbiamo dei vice ministri dello sviluppo che fanno una legge per tassare le rinnovabili, quindi chiudono le piccole imprese. Poi un altro massone invece dirige la società Terna, che è quella che distribuisce l'energia in Italia. Terna aveva un amministratore delegato massone che ha lasciato la direzione di Terna, ha costituito una società da 200 milioni di euro e per quella società va a rilevare le aziende di fotovoltaico e di eolico in crisi che sono state messe da un altro massone che ha fatto una legge così. Questo è, sono le scimmie dal culo rosso e pelato. Noi abbiamo scoperto questo. Noi non abbiamo più tempo, noi siamo come Buzzati, non la ricordate la novella di Buzzati, il settimo piano, ve la ricordate? E che ti facevi ritrovare al settimo piano e ogni giorno scendevi, ti diceva che andava bene, ogni giorno scendevi e nell'ultimo c'era la vittoria. Noi stiamo scendendo ogni giorno un piano di questa novella, siamo quasi alla vittoria. E abbiamo un presidente del Consiglio che non ho neanche voglia, guardate che io l'ho conosciuto, l'ho visto. E non ho neanche istintivamente l'istinto, ogni tanto l'istinto ti dà una mano più di mille curriculum e mille cose, l'istinto, quando vedi una persona come ti guarda, come ti tocca, come ti stringe la mano, e ho detto questo qui come faccio a parlarti, questo deve andare subito a far culo, non glielo detto, non glielo detto, non glielo detto, perché sei una persona di grande. Allora se mi dico un altro momento con lei non parlo, perché lei non è credibile. Non sono le mie parole. E allora è stato messo lì da queste banche, Casaleggio ha parlato della BCE, adesso le nostre banche devono restituire per LTRO, hanno queste sigle che non riusciamo neanche a capire. Abbiamo fiscal LTRO, la BCE dà i soldi alle banche, le banche con quei soldi lì non danno soldi alle famiglie, alle imprese, perché devono ricomprare i nostri titoli, vanno le banche di là e fa tutto il giro così. E adesso entro marzo devono restituire 200 miliardi in titoli alla BCE, non ce la faranno. Nel mese di settembre 37 miliardi di euro hanno lasciato questo paese. 37 miliardi di euro in un mese. Signori, ci siamo, perché è tutta gente che ha tolto soldi alla borsa, l'ha presi e se li sta portando fuori, non so dove, non so come, perché fuori non è mica che sia un investimento. In Germania, se vuoi portare quei soldi, hanno un tasso negativo, te li tengono, ma ti tengono un tasso, cioè ci rimetti per tenerti i soldi, ti fanno pagare a te. La grande Germania che noi abbiamo osannato e stiamo osannando, l'ho detto oggi, non so se eravate presenti, la grande Germania che ha creato la legge sul lavoro che vogliamo applicare qua, il job, non riesco neanche a pronunciare, perché mi viene
viene proprio un senso di repulso. Il Jehovah, il Me di Jehovah, il Me di Jehovah, perché c'è il Me di Me del Mazzo. Te lo succhi piano piano. È una legge sul lavoro che ha fatto Schroeder nel 2003. È stato, l'hanno applicata, e l'hanno applicata talmente bene che la crescita della Germania in 10 anni è stata dell'11% in 10 anni, posizionandosi al 13° posto dei 18 paesi dell'Unione Europea dentro l'euro. Allora, e adesso la crescita in Germania è in negativo. Hanno applicato il giocato in Grecia e oggi in Grecia lo stipendio medio è di 300 euro al mese. Quello che vogliono fare qui è esattamente quello. Diranno sui giornali di regime che l'occupazione salirà con Giovanni, è vero, salirà, sì, cazzo, salirà, non ci avremo più disoccupati, perché tu prendi uno con un lavoro a tempo indeterminato e lo sostituisci con 3 precari con lo stesso stipendio, l'occupazione va su, ma le ore lavorate rimangono quelle, non c'è crescita, niente. Basta, non so se riesco a spiegarlo, sono anche cose complesse. Noi adesso facciamo il nostro piano politico, i 20 punti va bene. Noi arriviamo a fare delle cose, dobbiamo fare immediatamente delle cose. Una è il nostro reddito di cittadinanza, perché andremo incontro a delle devastazioni e il nostro movimento è nato con delle frasi prima del nostro Papa. E se il Papa veramente crede in quello che dice, dovrebbe abbracciarselo a questo movimento, perché siamo francescani forse più di lui. Nessuno deve rimanere indietro. Questa è una comunità di persone. Abbiamo letto di scomparsa, che non vuol dire un nuovo, non vuol dire un ammortizzatore sociale. Vorrà dire garantire la sopravvivenza a chi perderà il lavoro. E dire lo Stato verrà da te, lo Stato che saremo, dovremo essere noi, perché o non andremo a governare, o è inutile che ci facciamo delle pippe qua tra noi. Noi andremo a governare. La prima cosa che faremo è questa, con la piccola media impresa e le tasse. State molto attenti, perché lo dice Casaletto. Allora, l'impresa che prende quello che perde loro, lo Stato lo accompagna in un percorso, 1 anno, 2 anni. 3 lavori, 6 rifiuti per dire. E nel momento in cui cerchi il lavoro che non trovi o non trovi, fai dei piccoli lavori nel tuo quartiere. Lo fai perché ti chiediamo questo. E c'è in tutta Europa, c'è in tutta Europa. Non c'è in Italia e in Grecia. Allora, come lo finanziamo? Spendiamo 20 miliardi in armamenti, abbiamo speso 5 miliardi in Afghanistan, abbiamo da spendere 50 miliardi negli F-32, 22, come sono? 35. Ormai sono obsoleti quegli aerei, ci sono il drone, c'è il drone che arriva, non ti accorgi, silenzioso, ti arriva sotto il gruppo, un missilino piccolo fa la supposta, esplodi, sono te lì, non rompi coglione a nessuno. Allora, spendiamo miliardi in queste cose, non abbiamo i soldi per far sopravvivere la gente? No, non accetto queste cose, non accetto che nella mia città succedano degli sfottamenti con dei morti, la seconda volta, e la politica va in televisione a dire che è colpa del TAR, è colpa della lunghezza del TAR, ed è colpa del sistema matematico che non ha funzionato, che era perfetto. Non ci credo più quando fai un lavoro da 7 miliardi sopra una ferrovia e se svolta butta giù la ferrovia, non ci credo più che è un caso, non ci credo più. Queste cose vengono previste nei bilanci, te lo dico io, perché non è possibile se no. E spendiamo 7 miliardi di robe di transcamionali, terzo valico, spendiamo miliardi di ponti, cemento, calcestruzzi, sono andato in Puglia, sono andato lì, mi hanno chiamato, sono andato, perché guarda, la mia natura è questa, io vengo, io stamattina sono venuto per l'Istema, non ce l'ho fatta, per questi walking dead, c'è pieno di walking dead con delle telecamere, che sono completamente, o si drogano, io non lo so, dei giornalisti che dicono, adesso ci abbiamo i dissidenti! Ma calma, ti stai tranquillo! Allora,
di cittadinanza. E poi la cosa che vi permetto di dirvi è che dobbiamo uscire dall'euro il prima possibile. E allora, dato che io non sono quello che decide, lanciamo stasera un referendum consultivo che l'abbiamo già fatto nell'89 e vi dico quello che succederà. Noi adesso raccoglieremo entro 6 mesi oltre 50.000 firme per fare una legge popolare. Quando avremo raccolto in 6 mesi, non 50.000, 1 milione di firme, le porteremo in Parlamento, come ho fatto con le nostre 350.000 firme nel primo Minei, che hanno buttato nel cesso. Ma c'è una diversità oggi, non c'erano 150 parlamentari nostri del Parlamento. E allora li costringeremo a venire fuori, a questi culi pelati. Quelli seri, quelli che vanno in giro a dirlo, vedremo. E avremo tutto il tempo per farlo, portarlo in Parlamento, discuterlo e chi lo sa, forse fare approvare la legge per fare il referendum. I tempi sono entro il 2015, dicembre, facciamo un referendum per uscire dall'euro. È l'unica possibilità. C'è una legge matematica, ma matematica non economia. L'economia non è una scienza. L'economia è una prestazione psichiatrica che fanno questa gente qua quando prendono i nostri discorsi, i miei, li mettono in un talk show con gli economisti e dice: ha detto una stronzata, ha detto una stronzata. Non ci sono stati tutti gli economisti, tutti, non hanno accettato un caso di crisi del 2008. Tutti gli economisti, il giorno prima della Palma, non sapevano un caso, c'era un libro che andava a gridare e nelle piazze della Palma che era fallita. I nostri parlamentari che la discuteranno e porteremo lì 1 milione, 2 milioni, 3 milioni, quanti saremo? Perché adesso il pensiero è questo: c'è una regola, se non puoi svalutare la tua moneta devi svalutare il lavoro, il salario, ed è quello che stanno facendo a chi attiva i salari verso il basso e arrivare a 300 euro al mese. Prendi quelle cose lì o vai fuori dai coglioni, lo stanno facendo in questo momento. Licenziano e assumono con società sempre loro, con partita IVA, quando ti danno meno, o accetti se sei malato, se sei... ma basta, ha ragione Casaleggio, abbiamo una storia da difendere, abbiamo dei padri, dei nonni, cazzo, abbiamo una storia che ha fatto questo paese, per avere l'acqua pubblica, la sanità pubblica, la scuola pubblica, e ce la facciamo rubare da queste scimmie, dal culo operato. Non ditemi un'offesa per me, non ditemi di non mollare, non è nel mio DNA, io vado avanti, che ci siate, siete tanti, pochi, vado avanti, e alla fine abbiamo già vinto, diciamo, lo sanno per me, noi abbiamo vinto le elezioni, le abbiamo vinte nel 2, quando abbiamo preso il 25%, eravamo il primo movimento come numeri d'Italia, dovevano darci l'incarico di formare il governo. E noi ci siamo inventati un presidente della Repubblica che di notte insieme a un condannato, Berlusconi insieme a Bersani, grazie, ci sono messi in tre e a creare la grande intesa, dando la colpa a noi che non ci eravamo messi d'accordo con Bersani. È pazzesca questa cosa, Napolitano. Io te lo giuro, adesso la Corte ha deciso di non far testimoniare Totorina e Bagarella davanti al Presidente della Repubblica per togliergli un ulteriore tormento loro due, perché c'era già il 41 bis, in più li metti il Napolitano bis, lì davanti.
fare un complimento, perché questa storia dei leader che danno ordini, io non lo so, ma se mi conoscete, io sono venuto qua in macchina, l'ho detto venerdì, avevo un po' di febbre, va bene, è passato, come vedi, non ci sono problemi. Io sono venuto in macchina, mi sono fermato in due autogrill da Genova a Roma, e in due autogrill ho fatto due comizi con 200 persone, ma è meraviglioso, perché io sono quello lì, non sono mica cambiato, è una sola, cominciamo a mettere conto, ma con proprietari, e escono storie vostre, della vostra vita, le vostre storie che io ascolto, che sono meravigliose. Io con fratello ho avuto una vita agiata, bellissima, e sono delle storie incredibili, e sto a sentire, è questo il movimento, è sentire voi, sentire le vostre storie, starvi vicino, siamo lo scudo, l'unico scudo contro queste cose che stanno succedendo, il movimento è uno scudo umano contro questi parassiti che ci governano da ormai da mezzo secolo. Basta, basta signori, lo sapete, dentro di voi lo sapete, dentro di voi non avete più dubbi, lo sapete, è questo, poi se c'è qualche dissidente ben venga, e ci mancherebbe, sbagliamo, ci mancherebbe, io sono un lautomante, sbaglio anche per voi, sbaglio anche per quelli che non ci sono, che ti dicono che ho dato il fuoco però, e io sono sentito, guarda ce l'ho due indietro, lo vuoi indietro, ce l'ho uno qua, e allora sento questi, però ho notato che nessuno ci dice delle cose terribili, non mi fermano per non stare offendendomi, c'è gente che non è d'accordo, e la cosa meravigliosa quando tu hai una persona che non è d'accordo con te, che ti dice come hai fatto questo e questo, io mi fermo e dico sai che hai ragione, sai che non ci ho pensato, mi stai facendo ragionare, è tutto finto, no, è una tecnica pazzesca. Gli dai un po' di ragione, lo fai parlare, lo lasci sfogare, poi gli dici, ma forse hai previsto magari che poteva essere così, guarda che hai ragione, ma magari poteva essere così. E allora dopo un po' mi smonti la tesi. Noi siamo persone sanguigne, quindi gli sbagli li facciamo. Come un radomante, noi stiamo cercando qualcosa che non sappiamo neanche che cosa, col nostro iPhone, giriamo. Vediamo dove sono le fonti della grande verità del Movimento 5 Stelle, ma la nostra anima è questa. Il Parlamento noi ci siamo entrati, ed è una dimensione che non ci appartiene, veramente, fanno un lavoro straordinario i parlamentari, per l'amor di Dio, ma io sono andato a trovare e ho detto ragazzi mettiamo i voti, ho un'idea, Dio mio, lì vi umiliano, siete massacrati, fanno la ghigliottina, vi fanno lavorare, vi prendono per il culo, facciamo una cosa, vengo anch'io, da domani uscite tutti dal Parlamento e fate le cose che fate in Parlamento su una piazza di Roma, vengo anch'io, ricostruiamo tecnicamente gli scranni del Parlamento e fate quello che fate in Parlamento davanti ai cittadini, porca puttana, vengo anch'io, facciamo, e lo faremo. Noi non possiamo diventare un'istituzione dell'opposizione, lo faranno i nostri figli, i nostri voti, diventeranno un'istituzione. Noi siamo la causa, non possiamo anche essere l'effetto, l'effetto sarà quel che sarà mio figlio che se la vedrà. Noi abbiamo fatto una cosa gigantesca in 5 anni, gigantesca, provata a sollevare, a guardare il movimento. Io sono stato sulla gru, sono stato a 70 metri, record Guinness del mondo per il comincio più alto d'Europa. Noi abbiamo questa strategia che è dentro, vicino alle persone, andiamo negli autogrill, andiamo nei bar, andiamo nelle associazioni, andiamo nelle scuole, andiamo tra i giovani, andiamo lì, e se perdiamo qualche talk show, il talk show ormai ha bisogno di una nostra presenza, lo capisce un buon bambino, stanno morendo gli sponsor, nessuno fa più ascolti, perché non fanno ascolti? Perché sono tutti di loro, cioè il conduttore è uno di loro, e c'hanno due antagonisti.
sono della stessa coalizione. Ci manca il contraddittorio che siamo noi, ma noi non cambiamo. Uno strumento che ti faceva conoscere. Io ho scoperto che la iena cacciava di giorno e mangiava cose vive, pensavo che mangiassi un cadavere, me l'ho fatto vedere la televisione. Oggi la televisione zooma sui giornali che sono nelle edicole sotto casa mia. Il più bello strumento dell'umanità. Che cos'era? Per non era quando era bianco e nero, c'era un canale, era una vera vita, c'erano quei tre canali, uno in mano alla DC, uno al sì e l'altro al Partito Comunista, sapevi e avevi una visione in tre volte dello stesso fatto. C'era Carosello e poi c'era bianco e nero. Il bianco e nero era un messaggio straordinario che voleva dire: guardate che noi siamo la televisione, siamo in bianco e nero, non siamo la realtà. La realtà ha mille colori, noi non siamo la realtà. Era quello il messaggio che ti dava. Non convinte di andare in televisione, ci andranno, ci andremo. Ho fatto interviste, io non mi sottraggo alle interviste, ma loro sono a caccia di slogan, sono a caccia di una parola per lanciare un titolo nel telegiornale. Non gli interessa sapere cosa succede qua, perché anche un giornalista dovrebbe essere commosso, porca puttana, commosso, perché stiamo lavorando per lui. Non abbiamo mica giorni, non abbiamo più mille giorni, abbiamo ogni 24 ore succede qualcosa. Io vi faccio vedere che cosa è successo da quando siamo nell'euro. Dice che l'euro tiene e se andiamo nella lira succede il patatrano. Allora io ho provato a sondare un po', nell'autogrill ho detto: ma tu saresti d'accordo, che mestiere fai? Ma io ho 5 camion che girano con le merci, benissimo. Ma saresti d'accordo tu a uscire dall'euro? No, ma sei matto, mi aumenterebbe il gasolio del 30%. Ho detto: guarda, stai facendo confusione, perché aumenterebbe il 30% il petrolio. Non è che noi importiamo gasolio, noi lo raffiniamo. Quindi il 30% della materia prima per raffinare il gasolio inciderà nel prezzo finale di 5-6 centesimi in più. Non devi essere preoccupato, ma l'altro dice: i miei soldi in banca, a caso li tramuti in lire? E allora, chi te l'ha detto che devi tramutare i soldi in banca in lire? Li tieni in euro o in dollari, come vuoi. Noi cambieremo l'euro con una lira, una nuova lira, un euro. Sarà lo Stato che incasserà con questo stratagemma, pagherà con questo stratagemma. Noi dobbiamo prenderci quella sovranità, noi dobbiamo avere una banca d'Italia che alla potenza possa stampare dei nostri soldi e metterli nell'economia reale, reale. Parole, un pazzo, andate più a pazzo, sono i pazzi che poi, sono i pazzi. Guardate che il mondo è cambiato in una maniera veloce, con piccole persone, non grandi persone come noi. La Cina è diventata il primo paese capitalista, pensa Mao, ha fatto la rivoluzione ed essere la Cina adesso primo ed è in cima al capitalismo più grande del mondo. Ci sono i maoisti, ex maoisti. Pensate, chi ha fatto la rivoluzione in Cina, chi ha cominciato? Non è mica stato Mao. Sono state 25 famiglie, c'è il nome e cognome di queste 25 famiglie di contadini. Se andate a Pechino, al Museo della Cultura di Pechino, ci sono i 25 nomi di quelli che hanno iniziato il capitalismo in Cina. 25 contadini che, rischiando la pena capitale, hanno detto: bene, queste cose che abbiamo coltivato non le diamo allo Stato, ce le vendiamo per i cazzi nostri, ci vogliono impiccare e ci impiccheranno. Ha funzionato, lo Stato ha visto che funzionava, è nato il capitalismo in Cina, quello più grosso del mondo, da 20 agricoltori, non da 9. L'euro, da quando siamo nell'euro, l'euro dal 99 a oggi si è svalutato del 30% rispetto al dollaro. Ve lo ricordate? 1,66 adesso è 0,85. Vediamo i parametri da quando siamo nell'euro. Vediamo questi parametri. Non è che ci voglia un laureato in economia, ci vuole un ragioniere. Vediamo i parametri. Debito pubblico dell'Italia dall'introduzione dell'euro. Guardate, va su. Siamo a 2.168.
miliardi, con un aumento di circa 13-14 miliardi al mese del debito. Io mi sono fermato un po' prima per non farmi andare nel panico. Debito PIL, Italia da introduzione dall'euro. Vai con la seconda slide. La seconda slide dice, ecco, la disoccupazione, vabbè, disoccupazione in Italia dall'introduzione dell'euro, la disoccupazione da quando siamo nell'euro è aumentata, non è diminuita. Sono i grafici, questi sono studi seri, vai avanti, vai avanti. Con l'euro è sparito il 25% della produzione industriale della nostra industria. Avevamo l'acciaio, avevamo la più grande produzione di acciaio d'Europa. Adesso sia Taranto, l'Ilva, ci sono andato io, l'Ilva, sia Piombino, saranno comprati da due fratelli indiani, i più grandi produttori di acciaio del mondo. Che cosa fanno i più grandi acciaieristi del mondo? Vengono lì, comprano quello che ha la licenza, la quadricente, spremono quello che c'è da spremere, poi mollano il cadavere. Non vogliono concorrenza con il loro acciaio, e l'hanno fatto in Polonia e l'hanno fatto in Romania. Andate a chiedere i rumeni, non c'è più un'acciaieria. E allora più o meno lo stesso. Allora bisogna cercare di far cambiare il lavoro. Cioè, la banda larga non arriva, perché se arrivasse una banda larga, aumentando la banda larga, cioè sono investimenti sul lavoro, che questa gente qua non sa neanche di che cosa parla. Aumentando del 10% la banda larga, tu aumenti di 1,3 il PIL, i lavori che puoi fare, le cose che puoi muovere. È chiaro che tutte le intermediazioni scompariranno, è chiaro che i giornali non ce la fanno più. Berlusconi vive, sta lottando per la sua vita, per la vita dei figli, lo capisco anche il ladrone, lo capisco anche, perché lotta per le sue aziende che sono a picco, sono talmente a picco che hanno decine, centinaia di programmi che non hanno sponsor, vivono di pubblicità. Mondadori è in crisi, trina tutto in rete, anche in rete è in crisi con la pubblicità, non funziona neanche più quelli, cari signori. Funzionerà solo quelli che capiranno che attraverso la rete puoi offrire un servizio, non la pubblicità, un servizio. E se tu mi dai un servizio bello, a poco costo, meraviglioso e utile, io mi metto il tuo cliente in 10 secondi e tutto quello che c'è in mezzo sparisce. Non sono neanche che sono costi la produzione industriale. Ci siamo giocati l'acciaio, la nautica. Io vengo da un salone che era il salone nautico più prestigioso del mondo. Se vai a vedere ti piange il cuore. Sono rimasti quelli con i braccioli. Cosa vengono i braccioli? Ma non vedevi il manga che da 40 metri? Io mi sono un po' ristretto. Ormai ci siamo con una mentalità tassando la gente che ha una barca, pensando che sono miliardari, l'invidia delle persone, la finanza fermava 6-7 volte lo stesso problema di banca, sono andati tutti via. Non è stato solo, è solo una mentalità che non va più bene. Non so se riusciremo a rilanciare l'economia, io non lo so, ma dobbiamo prepararci che siamo a rischio default. Ci siamo, se 37 miliardi di euro in un mese vanno via dalla borsa, se ne vanno all'estero, ci siamo a rischio del default. E io faccio un appello a Renzi, per favore Renzi, continua così, fai presto, fai esplodere questo pezzo di paese, così finalmente avremo chiara la tua opera devastatrice di questo paese. Basta questi dilettanti allo salario. Quindi abbiamo già vinto in Grecia, come ha detto il Jobs Act ha portato lo stipendio medio a 300 euro. Ora non se ne parla più della Grecia, ma la gente che gestisce acqua, gas, luce e servizi vitali per le persone sono multinazionali che vengono qua, sono le stesse multinazionali che hanno una cosa: per gestire la tua energia devi pagare prima, non dopo. Con la carta di credito, tu fai un prepagato, quando finisce il credito, scatta. In Grecia si erano formati bande di elettricisti col passamontagna che di notte andavano a lacciare
il contatore alla gente che veniva staccata la luce. E 8 condomini su 10 hanno la legna. Allora noi non possiamo fare discorsi, dobbiamo prepararci. Dobbiamo prepararci, se avrete in banca qualcosa che è investito nei titoli della banca o nelle obbligazioni della banca, state attenti, cambiateli subito. Se avete, non lo so, ma vedendo le facce non mi sembra possibile, più di 100.000 euro liquidi, ecco, non volete ricco, ma sopra sì. Signori, sta venendo giù tutto, e stanno venendo giù tutto, e non potevano permettersi che il movimento vincesse le europee, perché sarebbe sparita questa Europa dei banchieri, tra noi francesi e inglesi. Finiva il sogno della Oxfam Life. Vengono a farci lezioni di etica in tedesco, lezioni di etica, ci vengono a fare lezioni di etica. La Germania ha 350 miliardi di shadow economy, di economy nascosta, di nero. 350 miliardi tra corruzione, mafia, sottofatturazioni, falsificazioni e evasioni fiscali. 350 miliardi. Noi ne abbiamo 330, non 60. 60 miliardi che dicono la corruzione costa 60 miliardi. È una palla in mano. Hanno preso tutta la corruzione mondiale e l'hanno divisa per il PIL dell'Italia, non fuori 60 miliardi. Ma è una scritta che non è capace, non sa più, è 320 miliardi. E sta in piedi leggermente questo paese per questo. Perché c'è l'evasione per sopravvivere. Perché non ce la fai più. Perché ti porta. Allora, non mi voglio tediare ancora. Finiamo questa serata con una band. Non abbiamo più il tempo, è questo, non abbiamo 1000 giorni. Ve lo giuro, guardate. Dovete vedere se io ho raccontato male nella mia vita. Io posso aver sbagliato, ma male non ne ho mai raccontato. Posso aver sbagliato, ma io andavo dentro i consigli di amministrazione della Telecom a cercare trompetti provera e se ne è andato lasciando un cadavere e delle 100 brand del mondo non c'è più un'azienda italiana e non sono più aziende le prime del mondo che fanno petrolio, automobili e banche. Sono società di tecnologia. Sono società e noi la nostra tecnologia che poteva essere una delle migliori del mondo l'abbiamo svenduta in dei coglioni a degli spagnoli che sono peggio di noi. Valevano 7 euro, nessun 0, neanche 0,3, 0,4, cioè non c'è rimasto più niente. Io avevo dei consigli di amministrazione, non c'era movimento, ero già incazzato di Dio. Andavo nei consigli lì, andavo a vedere cosa succedeva. Sono andato al Monte dei Paschi di Siena e ho visto cosa c'è. Monte dei Paschi che da 650 milioni di benedetti per salvare in culo perché c'è un'azienda finanziata con soldi pubblici che perde 1,8 miliardi, 1,9 miliardi con soldi pubblici di rinnovabili. E un terzo del debito te lo finanzio io, Monte dei Paschi. Provate voi andare in banca a chiedere un terzo del vostro debito. E fa carbone, abbiamo ancora 13 centrali a carbone, finanziamo il gas, noi non abbiamo bisogno di gas. Hanno dato 200 milioni adesso di soldi pubblici al rigassificatore di Livorno e c'era il sindaco, io non te lo dico, magari intervieni lì perché non abbiamo bisogno di gas, non abbiamo bisogno di gas, lo prendono, lo stoccano, lo comprano d'estate, lo stoccano e lo rendono in Italia e in Europa. Una speculazione, il prezzo del gas non lo facciamo noi, lo fa la borsa olandese, c'è pieno di intermediazioni. Non abbiamo il prezzo del gas orario come l'elettricità, perché tu puoi scegliere quando l'elettricità costa meno, fai partire la matrice col gas, no, nessuno sa quanto costa e continuiamo a sovvenzionare il gas e continuiamo con i massoni messi lì a fare leggi per penalizzare le rinnovabili e per dare soldi al petrolio con i pozzi petroliferi. In Basilicata, a 3 metri, a 3 chilometri dal mare, in Sicilia, fanno il freddo, stoccano 5.000 metri e una concausa dei terremoti, dicono gli scienziati, non lo dico io, può essere quello, il freddo, bucare, poi andare per orizzontale, fare esplodere il carico. Si chiama Fretti. Questa gente è pericolosa, è venuta giù una frana che ha coperto la ferrovia. Oggi nella mia città è quella frana lì. E non può non essere stata prevista con il lavoro. E non puoi dare la colpa al TAR. Ha dato la colpa al TAR. Il
presidente Burlano ha detto: i nostri modelli matematici questa volta hanno fallito, io voglio l'esercito a Genova, a Olbia, dove succedono i disastri, deve arrivare il giorno dopo l'esercito, perché l'esercito deve essere in funzione dei cittadini, non di questi cazzo di politici, l'esercito. Perché non possiamo fare questa figura di non lasciare un cazzo in terra. C'è una figura di me, spoglio io un po' negli anni, state tranquilli. Voglio ringraziare quelli degli esterni meravigliosi. Io domani, non so se ce lo tengo, posso fare la giornata con voi. Voglio stare lì con voi, ci attrezzeremo con i media, se sono così cortesi da farci parlare. Però lì, voglio andare domani mattina dove ci sono le ruote, a bussare alle 8, a portare il cappuccino a questi grandi eroi di queste cose. Come ho fatto, come abbiamo fatto l'ultima manifestazione. Voglio ringraziare tutti i servizi, i servizi di sicurezza, ragazzi grandi di voi, tutti i gruppi che hanno fatto una cosa meravigliosa senza prendere un euro, niente, non ci hanno chiesto niente, e ci hanno ringraziato con le lacrime, perché siete voi il premio di questa gente qua. E tanta gente che non è venuta, la capisco, non c'era grandi nomi a parte Bennardo, non c'erano grandi nomi, l'ho chiamati tutti. Devo incidere il disco, sono a Los Angeles a registrare, li capisco, non abbiamo, non c'ho risentimento con questa gente, ho chiamato tutti i grossi. Non so, so benissimo che se vengono qua perdono una fetta dei loro introiti, è normale, chi è qua ha rischiato, continua a rischiare, ed è questa la grandezza del nostro movimento, che ci gioca a rischiare anche un po' la nostra vita. Ciao. Resistete, non andate via, resistete perché la serata non è finita.